Ritorniamo in studio dopo la breve pausa pubblicitaria ed è tutto pronto per il sorteggio della Jack Cup. Abbiamo qui le jackine, le figure rosa del trofeo Jack, Paola Nuzzo ed Alessia Foglia. C'è Giorgio Lisio, la mia spalla tecnica, che non manca di darmi il suo supporto anche in questa fase. E ricordiamo le squadre che sono entrate di diritto fra le migliori realtà del torneo nell'Olimpo delle otto selezionate, ossia Trabzonspor, Roma, Manchester City, Napoli, Atletico Madrid, Everton, CSKA Mosca e i cugini del Real Madrid. Assistiamo adesso al sorteggio con l'estrazione del primo bossolotto, quindi del primo nome che completerà il quadro dei quarti. Il primo nome che passa nelle mani di Giorgio Lisio ed è proprio Roma. La Roma, una delle ultime protagoniste qui in studio. Vediamo contro chi giocherà la Roma nel quarto di finale. Roma-Trabzonspor, prima sfida dei quarti di finale. Adesso verrà sorteggiato il nome delle due squadre che in caso di semifinale verrà scelta quella che affronterà una fra Roma e Trabzonspor. CSKA Mosca. CSKA Mosca, i moscoviti aspettano il quarto bossolotto. Manchester City. Ed affronteranno il City di Capitan Cutolo. Passiamo adesso all'altra parte del tabellone con il primo nome della parte destra. Napoli. Il Napoli che affronterà Everton. L'Everton. Un derby fra squadre in maglia azzurra. Proseguiamo con i due sorteggi che al momento appariranno matematici. Atletico Madrid. Con l'Atletico e l'ultima squadra che resta in lizza. Real Madrid. Questo è il quadro dei quarti di finale. Nel dettaglio, Roma, Trabzonspor e CSKA Mosca contro Manchester City per la parte sinistra del tabellone, mentre invece nella parte destra del tabellone abbiamo Napoli-Everton ed il derby fra Atletico Madrid e Real Madrid. Giorgio, un primo commento su questi quarti di finale e sugli scenari che si potrebbero aprire poi in caso di semifinale e finale? Giando, guarda, la Roma deve affrontare una bella sfida, il Trabzonspor è veramente una grande squadra, però penso anche ad Atletico e Napoli che se la devono vedere con altre squadre veramente competitive. Il Napoli-Everton è la partita del girone da quest'altra parte. E il Real Madrid-Atletico, il derby che già in campionato ha fatto vedere cose veramente eccezionali. Ci potrebbe essere uno scontro d'alta quota in semifinale fra Napoli ed Atletico Madrid in caso di passaggio del turno. E là se ne vedranno delle belle, Giando, perché è veramente una grande partita. Mentre invece sembra quasi defilarsi una parte meno nobile del torneo a sinistra, con le squadre più di centro classifica. Però guarda, Giando, sono magari squadre meno d'alta classifica, però se la giocheranno sicuramente, come la Roma, il CSKA, sono grandi organici, ci aspettiamo sicuramente il meglio. Prima dei saluti finali abbiamo una clip, un regalo, un contributo da parte dell'organizzazione a tutti gli spettatori di Video Nola. Osserviamola. Ecco che allo scadere arrivano gli auguri di Video Nola, di un felice Natale, di un buon Capodanno. Giorgio, che ne pensi? Sì, Giando, degli auguri sinceri da parte di tutto lo staff di Video Nola e da parte degli amici e degli appassionati del calcio a 5. Oh, vado a faticacca, Murica, pensate a faticare, vado a faticare. Auguri a tutti. Auguri, auguri, auguri. Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria.
ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova, eppure se provi a ricantarla la trovi nella tua memoria. Posso? Vai. Vai. Tanti auguri dal Trofeo Jack, dal Fenerbahce, dal Cruzeiro e dal Maracanã. Ciao. Tanti auguri dalle Zecchine del Trofeo Jack. Tanti auguri di buone feste a tutti i partecipanti del Trofeo Jack. Tanti auguri a tutti i partecipanti al Trofeo Jack dalla premiata polpetteria Criciuma. Tanti auguri da tutto lo staff del Pezzerinillo per il Maracanã. Auguri e buone feste. Auguri. Tanti auguri da Alexa del Jack. Auguri e buon Natale. Tanti auguri dallo staff Dominique al Trofeo Jack e al Maracanã. Buone feste. Allora, un augurio speciale dalla Scuola Mariani al Trofeo Jack e al Centro Sportivo Maracanã. Auguri di buon Natale, felice anno nuovo dallo studio Zecchese e tantissimi auguri e buona fortuna al Maracanã e al Trofeo Jack. Tanti auguri dallo staff del Mai Dopo al Maracanã e ai ragazzi del Trofeo Jack. Tanti auguri a tutti i partecipanti del Trofeo Jack. Dal capocannoniere del 2014 e dal probabile del 2015. La taverna augura un buon Natale a tutti davanti a tutto lo staff per il Trofeo Jack. Auguri. Tanti auguri dal neo presidente dell'Inter. Buon Natale dal Trofeo Jack. Un dal CSKA, l'ottica aiuto. Tanti auguri dal Trofeo Jack. Ah, che devo dire? Tanti auguri dal Trofeo Jack. Tanti auguri dal Trofeo Jack. Tanti auguri dal Trofeo Jack. Siete magici. Tanti auguri di buon Natale e buone feste dal Trab a tutti i partecipanti del Trofeo Jack. Al Centro Sportivo Maracanã. Quest'anno il panettone sarà più dolce perché per il quarto anno consecutivo il signor Giovanni Alfieri guarderà così e gli farà male la cervicale. Buon Natale. Ci vediamo, Spizzy Team. Trav, forza Jingle forza Trofeo Jack. Jingle bell, jingle. Lo staff di Spizzy di Cimitile augura un buon Natale ed un ottimo anno nuovo a tutti i partecipanti del Trofeo Jack e al Centro Sportivo Maracanã. Facciamo auguri di buon Natale dalla compagine del Napoli e dall'Atletico. Tanti auguri a tutti e buon anno a tutti a Maracanã. Sempre Maracanã. Tanti auguri dal progetto Nola. Buone feste a tutti quanti. Auguri. Buone feste. Dallo School League e il Trofeo Jack. Tanti auguri al Napoli, al Trofeo Jack e oggi anche il compleanno mio. Quindi auguriamo tutti a Matteo, a Marco, tutti tanti auguri, però il trofeo lo vinciamo sempre. Il fratello di Noffi e tutto il Maracanã e lo suo staff, tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo, fino alla fine. Vinceremo sempre. Tanti auguri. Alla faccia di Matteo di Noffi, vinceremo sempre in uno. Auguri, auguri, auguri. Guardati allo specchio, non sei più triste. Staff del Maracanã vi augura buone feste. Ritorniamo in studio dopo la clip, dopo questo piccolo regalo da parte dell'organizzazione del Trofeo Jack a tutti gli spettatori di Video Nole, a tutti gli spettatori del calcio della kermesse che si tiene presso il Centro Sportivo Maracanã, e ci hanno raggiunto in extremis due grandi protagonisti di quelli che saranno gli incroci dei quarti di finale della Jack Cup. Ricordiamo che Roma giocherà contro il Trabzonspor, il CSKA Mosca contro il City, mentre invece dall'altra parte del tabellone ci sarà Napoli-Everton e Atletico Madrid-Real Madrid. Abbiamo qui al nostro fianco Mister Campietello del Napoli. Salve. Buonasera. E Luigi Nappi dell'Atletico Madrid, presidente, giocatore, vera e propria anima dei Colchoneros. Buonasera.
Partiamo da Mister Campetiello. Mister, un sorteggio che vi pone contro una Cenerentola del torneo, del trofeo Jack. Quali sono le impressioni ed è contento in generale di questo sorteggio? Allora, prima di iniziare faccio veramente i complimenti sia a tutte le squadre, perché comunque è stato un bel torneo, e ringrazio il mio patron Ardolino, che mi ha dato comunque nelle mani una corazzata, e ci metterò il meglio per portarla in alto. Diciamo che il sorteggio è stato un pochino duro, però anche giusto, perché c'è stato nella prima parte, in una parte del tabellone, ci sono le quattro squadre di centro classifica, quindi sarà ci sono delle partite più o meno alla pari, e dall'altra parte del tabellone ci siamo incontrate le prime quattro squadre, quindi per adesso le migliori. Sarà una bella sfida, noi ci metteremo il massimo, e poi la cosa che mi rende felice è che comunque potrò incontrare in semifinale il mio grande amico dell'Atletico, il patron Nappi, e sarà una bella sfida, quindi ci metterò il massimo per superare questo quarto. Proprio in merito agli incroci e agli orizzonti che si andrebbero a creare in caso di passaggio dei quarti, c'è alla porta un probabile Napoli-Atletico Madrid, sempre Everton e Real Madrid permettendo. Luigi Nappi cosa ne pensa al riguardo? Si rivelerà uno scontro all'insegna dell'amicizia? Potrebbe esserci molto agonismo in campo? Allora, sicuramente sarà una partita sentita, perché non vi nascondo, essendo primi in ugual modo, il torneo lo sentiamo e non poco, però noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo trovato dinanzi a noi un Real Madrid che con noi ha un po' il dente avvelenato, visto che l'abbiamo trovato in campionato, e siamo stati fortunati a batterli, visto che il primo tempo vincevano 5-1. Già so che sarà una partita sicuro più dura della loro. Poi dovessimo incontrarci in semifinale, noi saremo pronti a giocarci all'insegna dell'amicizia e del rispetto. Un torneo e soprattutto una Jack Cup che riserverà tantissime sorprese e tantissime novità da qui fino alla finale prevista per il termine di dicembre. Il 2015 si aprirà con un trofeo Jack che terminerà la propria regular season, e si apriranno le porte degli scontri diretti della Champions e dell'Europa League. Giorgio, a tuo modo di vedere, secondo il tuo parere, quale potrebbe essere gli orizzonti del 2015 del trofeo Jack? Giando, guarda, le squadre sono molto forti, mi aspetto sicuramente di vedere le prime quattro in Champions, sicuramente, perché sono di nettamente superiori rispetto alle altre squadre, non me ne vogliano i presidenti e i giocatori delle altre squadre. Mentre per quanto riguarda l'Europa e la salvezza, è là invece è tutto da giocare, in quanto squadre che negli anni passati hanno portato a casa vittorie importanti, come il Borussia, come l'Inter, che è penultima clamorosamente, sono squadre decadute che però presentano nelle loro rose giocatori d'alto calibro, quindi è tutto da vedere, è tutto da giocare, è tutto da aspettare in quel del Maracanã. Anche perché la nobiltà negli scontri diretti può farsi sentire, potrebbero giungere delle vittorie nella post-season, magari anche da chi attualmente è il fanalino di coda del torneo. Assolutamente, assolutamente. In Coppa c'è quella voglia di rivalsa di tutte le squadre. Sono disposte un po' a giocarsela fino all'ultimo con il coltello tra i denti per portare a casa il risultato, il bottino grosso. Siamo in addirittura d'arrivo di questo salotto Jack, il momento dei saluti finali, e ci terrei a ringraziare l'organizzazione del trofeo Jack nelle persone di Marco e Matteo Adinolfi, Felice Panico, organizzatore nonché gestore del centro sportivo Maracanã. Ringrazio anche i protagonisti intervenuti oggi in trasmissione, anche Mister Campetiello e grazie Luigi Nappi. Un ringraziamento particolare a Giorgio Lisi, autentica spalla del torneo, che mi aiuta, mi sostiene durante le dirette, cioè durante le nostre differite, e soprattutto ha offerto dei contributi importantissimi oggi qui al Salotto Jack. E chiudo rinnovando l'appuntamento alle prossime avventure sportive del Trofeo Jack, sempre solo in onda su Videonola, la TV del calcio campano. Buonasera.